Benvenuto al Monza, Leonardo, c'è grande attesa per il tuo arrivo. Come ti ha convinto il Monza? Perché hai scelto questa nuova sfida? Ma sono innanzitutto felicissimo di essere qui, sono stato subito convinto perché è un progetto importante, una sfida poi importante che volevo prendermi io, quindi sono molto contento e motivato di essere qui. Dopo tanti anni ritrovi Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, anche Giovanni Stroppa, eri un po' più giovane la primavera del Milan. Che effetto ti fa ritrovarli? Sì, sono passati un po' di anni, però l'effetto è veramente unico, quindi non posso che ringraziare il dottor Galliani e tutta la proprietà per la fiducia che mi è stata data e farò di tutto per ripagare. Come hai ritrovato invece mister Stroppa? Com'è stato l'impatto coi compagni? Ma il mister, come me lo ricordavo, ecco, e coi compagni l'impatto è stato ottimo da subito in questi primi allenamenti, e poi è chiaro che ci vorrà un po' di tempo per entrare in sintonia con loro, ma prima cercherò di velocizzare, di farmi conoscere il prima possibile. La Serie B la conosci bene, l'anno scorso l'avete vinta con l'Empoli, hai fatto 20 gol. Da fuori quest'anno, se l'hai seguita, forse è un campionato ancora più difficile dell'anno scorso. Sì, l'ho seguita perché mi piace appunto seguire un po' il calcio a 360 gradi è un campionato veramente, veramente avvincente da sempre. Quest'anno in modo particolare ci sono tante squadre forti che si giocano tanto. Sei arrivato un giorno prima della partita con la Regina, ora c'è la sosta, dovrai aspettare ancora un po' per il debutto contro la Cremonese. Diciamo che da appassionato di pesca l'arte di saper aspettare non ti manca. Sì, assolutamente così, quindi so aspettare, l'ho sempre fatto, però è chiaro che non vedo l'ora. Se vuoi dire qualcosa ai tifosi, hai fatto un gol storico con l'Empoli in casa della Juventus, ora i tifosi del Monza si aspettano altri gol pesanti, forse storici da te. Sì, quella è stata una pagina importante, una pagina storica, ecco, per me, per l'Empoli, però ora sono qua e metterò tutto me stesso dentro, fuori dal campo per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi della società. Possiamo dire che hai lasciato la Serie A sperando di ritrovarla presto, hai la stessa fame del club di trovarla. È chiaro, è un po' l'obiettivo di tutti, ma solo con lavoro e tanta dedizione si possono raggiungere questi obiettivi.